I resti di una tartaruga di terra, una testuggine con il suo fragile uovo custodito nel carapace, rinvenuti in una bottega di Via dell'Abbondanza, testimonianza del vasto ecosistema di Pompei, composto di tracce naturali e non solo antropiche, e prezioso indizio archeologico dell'ultima fase di vita della città, dopo un violento terremoto nel 62 d.C. e prima della fatidica eruzione del 79 d.C. Siamo sull'asse principale della città, una bottega che si apre su questa via. È uno strato post-terremoto. A Pompei c'era un grande terremoto nel 62, il livello viene alzato, però c'è un battuto di terra che consente a una testuggine, una tartaruga, di scavare qua, incinta e gravida. Dentro abbiamo trovato un uovo e poi, per un motivo non ignoto, non depone l'uovo e muore, cosa che a volte capita, ci dicono i biologi. Questo è interessante perché ci permette di riflettere su Pompei in questa fase dopo il terremoto, ma prima dell'eruzione. Quando molte case erano in ristrutturazione, tutta la città un cantiere, ed evidentemente alcuni spazi erano così poco utilizzati che potevano girare animali selvatici, entrare e cercare anche di deporre le uova in questo spazio. L'inusuale ritrovamento ha avuto luogo nell'ambito di una campagna di scavo e ricerca sulle terme stabiane condotta dalla Freie Universität Berlin e dall'Università di Napoli l'Orientale, con l'University of Oxford in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei, volta a indagare lo sviluppo urbano del quartiere abitativo prima dell'impianto delle terme. In particolare quest'anno nelle botteghe aperte sul lato sud-orientale delle terme, lungo Via dell'Abbondanza e Vicolo Deluparare, sono emersi i resti di una sontuosa domus con raffinati mosaici e pitture parietali, risalente al primo secolo a.C. e rasa al suolo dopo il terremoto che devastò Pompei e ampie parti della Campania nel 62 d.C. Successivamente l'area venne destinata all'ampliamento del complesso termale sull'incrocio tra Via dell'Abbondanza e Via Stabiana. Poi ci sono anche frammenti della decorazione, forse della stessa casa, trovati nei strati di rialzamento. Esatto, sì, questi sono frammenti di secondo stile decorato che probabilmente vengono o dalla casa stessa oppure da una delle case vicine, ma è molto probabile che vengano dalla casa stessa che ha decorazioni parimentali e parietali in secondo stile, quindi chiaramente compatibili con questo tipo di reperti.